Sopraffatto e saremo sopraffatti dalla forza dei numeri su questo emendamento, lo ridico per l'ultima volta, il problema è l'elenco, perché in questo modo non si determina meglio la fattispecie. Come ha ricordato il collega Sannicandro, fermandosi a derisioni, l'articolo, cioè il comma sarebbe perfetto, la descrizione sarebbe perfetta, assolutamente onnicomprensiva. E in questo modo miglioreremmo il testo, ma come ho detto prima, a beneficio della maggioranza. Però non posso obbligare la maggioranza a condividere il mio e il nostro parere, e quindi andremo al voto, soccomberemo, peggio per loro. La ringrazio, onorevole Sannicandro. Chiedo ai colleghi di liberare l'emiciclo intanto, cortesemente, per favore, colleghi, grazie. No, solo per chiarire e chiarirci su un punto. Il testo era ridondante. Non c'è dubbio che se io dicessi a qualcuno sporco, eccetera, eccetera, e faccio riferimento alla sua razza, oggi viene ritenuto questo modo di esprimersi o ingiurioso o diffamatorio a seconda della platea a cui mi rivolgo. Se dicessi sporco in relazione alla religione, è ritenuto oggi, come appunto si stava dicendo, offensivo senza bisogno di una specificazione qui intesa. Quindi l'emendamento Palmieri, chiedendo di eliminare questa ridondanza, riconduce il testo alla chiarezza che ha il codice penale. Quando dice l'ingiuria è questo, quando tu offendi la dignità, il decoro, eccetera, eccetera, e che la diffamazione è questo quando tu offendi in presenza di più persone e via discorrendo. Ma fare un elenco significa che qualora non si stia in questo elenco, tutt'altro non è lecito perché c'è sempre il codice penale, ma comunque non è bullismo. Questo deve essere chiaro tra di noi. Cioè noi stiamo espellendo, come dire, dalla nozione di bullismo, quella ingiuria e quella diffamazione che non è fatta utilizzando la religione, non so, la lingua, la razza, l'orientamento personale, eccetera. Basta che ci chiariamo. Cioè è limitativo adesso questo testo. Prima con quell'anche, sia pure in modo, come dire, lessicalmente ridondante, con quell'anche perlomeno si presupponeva che c'era il tutto e poi c'era la specificazione, la sottolineatura ad ingiurie e diffamazioni relative a quegli aspetti, lingua, religione e via discorrendo. Quindi siamo andati indietro e non avanti, questo volevo soltanto dire. La ringrazio. Allora, siamo all'1.60 dell'onorevole Palmieri, contrario Commissione Governo, contrario relatore di minoranza, la votazione è aperta. Fantinati, Dinca, Fabbri, La Torre, la votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo all'1.83 Ferraresi.